è andato avanti con l'acquisto, ok? Ha cliccato sul bottone che lei ha detto di cliccare perché dopo ci sarebbero stati, secondo lei, eventualmente i disclaimer, non c'erano. I disclaimer, ha proceduto con l'acquisto e voilà, il patatrac è fatto, i soldi sono stati tolti dalla carta. E quindi, essendo un acquisto fatto per errore, ma non perché ha sbagliato ad andare sul suo sito, perché insomma, voglio dire, ci è andata apposta, giustamente, ma ci sta, ma è ovvio, ed è quello che lui ha detto. Semplicemente l'errore era che io non che lui non voleva acquistare, ma vedere se c'erano i disclaimer. Punto. Si faccia consigliare poi da un legale in maniera migliore sulla difesa, perché così non funziona. Secondo Questo me. è un po', insomma, la mia risposta alle accuse di Weidal. Ma andiamo a parlare invece Ok. di Miss Alfonsetti, perché appunto nel video precedente vi ho parlato della sorella di Weidalf, che è stata beccata da me a fare delle fuffa curate, a fare delle fuffa curate, cioè a vendere delle gocce dietetiche o dei programmi dietetici senza avere alcun titolo, senza essere una nutrizionista e senza essere una Già abbiamo dietologa, e quindi a spiegato. vendere fuffa. Ma dato che da suo fratello mi è stato dato dell'ipocrita, io ho semplicemente risposto: e tu sei più ipocrita di me perché tu ti occupi di sgamare i fuffatori vari, e poi appunto non parli di tua sorella che vende diete senza averne alcuna abilitazione. Ma dopo questo sputtanamento è intervenuta anche Miss Alfonsetti, cioè Agnese Alfonsetti, si è fatta viva, si è fatta sentire. E sapete che c'è un famoso detto, perché io nei video amo, insomma, utilizzare i proverbi, i detti, e il detto di oggi è il seguente: è meglio tacere e sembrare stupidi piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio. La signorina Alfonsetti, agguerrita più che mai nel difendere le proprie ragioni, che cosa fa? Scrive sotto i post di Instagram. Seguitemi su Instagram perché è TikTok, perché nei giorni scorsi ho pubblicato anche dei reel e dei video di TikTok in cui ho fatto un riassunto di tutto quello che era successo, aggiungendo magari qualche particolare. Quindi, insomma, seguitemi ovviamente anche sugli altri social. La signorina Agnese risponde in questo modo, questo è il suo primo messaggio pubblico, commento pubblico che mi è stato inviato. Sorry, the spawn point is closed. Come back. Buongiorno, la ringrazio per le attenzioni a me riservate, ma mi spiace informarla che io non mi sono mai spacciata per una nutrizionista o dietologa. Sono stata una networker e ho collaborato con un'azienda regolamentata in Italia. Ricordatevi questa parte, che si occupa di benessere a 360 gradi. Il percorso alimentare che ho proposto è un percorso studiato ed elaborato dalla nutrizionista americana Barbara Cox. Se ha bisogno di ulteriori informazioni, resto a sua disposizione. Un consiglio, ovviamente non richiesto, però sentiamo il consiglio di Agnese: si difenda dalle accuse che le vengono rivolte, non accusando altri, tra l'altro senza nemmeno prendere informazioni approfondite. E qui hai ragione, Agnese, infatti Certo. adesso le informazioni approfondite ce le ho, e Orca. tra poco le scopriremo insieme. Ma Prego. portando prove della sua buona fede e correttezza. Cara Agnese, io non ho bisogno di portare prove della mia buona fede, perché io non mi devo difendere da accuse che non stanno né in cielo né in terra. Io faccio regolarmente i miei corsi, che tra l'altro vi ricordo che sono in sconto al 50% codice WILDALF fino a mezzanotte di oggi, martedì. Quindi se non avete ancora dato un'occhiata ai miei corsi, vedere se c'è qualcosa che vi interessa, vi consiglio di farlo entro mezzanotte di stanotte, perché poi scadono questo sconto Sono scaduti. WILDALF. Cioè, secondo Weidalf, unico al mondo, scadrà appunto stanotte a mezzanotte. Quindi affrettatevi. Vedi, io non devo, Agnese, io non mi devo difendere dalle accuse, perché io non ho fatto niente, nel senso, quindi al massimo non ho rimborsato tuo fratello che mi ha rotto il cazzo. Però io non mi devo difendere assolutamente da nulla, perché ciò che faccio è assolutamente lecito, non è vietato fare corsi, quindi non mi devo difendere assolutamente da nulla. Nessuno ha detto che sia vietato fare corsi. Si può andare a discutere sul contenuto dei corsi, ma nemmeno questo è affar mio. Quello che lei deve fare e che le è stato chiesto di fare è sistemare il suo sito in maniera che sia legale, perché è il suo sito con la sua faccia, il suo nome, nome d'arte o quello che sia. E quindi lei in questo momento, se il sito non è a norma, e non ha ciò che deve avere un sito, ma basta fare un giro sugli altri siti per vedere che manca qualcosa. Già solo tutta la parte del copyright, della partita IVA al fondo, manca tutta quella parte. Già solo a prima occhiata del sito, ok? Quindi lei non deve difendersi dalle accuse accusando qualcun altro. Lei deve ammettere il fatto che sul suo sito manca qualcosa e metterlo a posto, perché nessuno l'ha accusata,
perlomeno che io abbia sentito, poi per carità, non, ma nemmeno mi interessa di cosa l'ha accusata mio fratello. Quello che mi interessa è che lei, per rispondere alle accuse di mio fratello, è andata ad accusare me, che non c'entro niente, non sono nessuno. La sua politica di difesa e di vendetta, per quanto mi riguarda, e non voglio andare ad assimilarmi ai commenti, ad avvicinarmi ai commenti che sono stati fatti, ma effettivamente è una vendetta, si chiama trasversale, ok? Le riesce anche male, però si chiama vendetta trasversale. E in questo caso va ad avvicinarsi, a mettersi, come si dice, aggregarsi ad un determinato tipo di vendetta, perché chi faceva le vendette trasversali, non voglio fare io questo nome perché non mi piace, ma non sono di certo persone che si comportano in maniera lecita, cara diva. Comunque, guarda, mi hai, come si dice, reso più intense le giornate. Ma andiamo avanti. Ma torniamo a te, cara Agnese, perché dato che ti sei intromessa, sicuramente avrai. Io non mi sono intromessa, tu mi hai intromessa, perché io fino a che tu non hai fatto il mio nome e cognome, nemmeno sapevo che tu esistessi. Attenzione, io non mi sono intromessa, però se mi fai un'accusa, se mi consenti, io a differenza tua rispondo. Tutto qui, ma io non mi sono intromessa da nessuna parte. Mi sono bellemente fatta i fattacci miei fino a che tu non hai fatto il mio nome e cognome. Altro da dire, e andiamo un po' a vedere quali sono le menzogne della nostra Agnese. Agnese, oltre ad aver risposto a questo commento, cioè ad aver risposto ai miei reel, eccetera, con questo commento, ha anche mandato un messaggio vocale al fratello, White Alf, che White Alf ha fatto sentire all'interno di una sua live. E ora lo andremo ad ascoltare insieme e a commentare insieme. Le gocce, lei purtroppo essendo ignorante, sta cercando di andare a telefono a farsi le gocce. Allora. Allora, qua dice che essendo io ignorante sono andata a cercare il nome del prodotto e ho trovato le gocce. Lo faccio risentire. Lei purtroppo essendo ignorante, sta cercando di andare a telefono a farsi le gocce. Mi è stato dato dell'ignorante dalla signorina Agnese. Io spero che lei intendesse dire ignorante nella specifica materia. Effettivamente io non ne sapevo molto di questi prodotti e cose varie, quindi questo glielo lascio passare, però spero che non intendesse ignorante in generale, perché se vogliamo andare a parlare di ignoranza in generale, vi voglio far. Allora, chiaramente ho detto ignorante nel significato della parola, che significa colui che ignora. Quindi, essendo lei ignorante in materia, ha cercato Slenderize mettendo un nome a caso, cioè mettendo il nome sulla ricerca di Google e andando a cliccare a caso la prima cosa che usciva, ok? Quindi ha trovato ciò che in realtà poi Slenderize non è. O quantomeno non è solo le gocce. Quindi assolutamente sì, cara diva, il mio ignorante è ignorante in materia. Poi ciò che io penso di lei come persona, ripeto, non starò qui a dirlo perché non, sicuramente non è nulla di carino, ma porti pazienza, ha uno stile di vita che non condivido, fa cose che non condivido, quindi sicuramente non posso pensare che lei sia una splendida persona e avere magari anche la voglia di conoscerla e mangiare insieme qualcosa. Ok? Sarà sicuramente reciproca la risposta, sì, già le immagino, però l'ignorante è assolutamente legato al fatto che lei ignorava, ma l'ha detto lei stessa, l'esistenza e che cosa fosse tutto questo programma e quindi è ignorante in materia, semplice, punto. Guardi, io sono estremamente ignorante nella sua materia, glielo posso garantire. Far vedere alcuni commenti che sono stati scritti da Miss Alfonsetti, come questo. E in questo commento Agnese scrive: "Ma fuffa, fuffa, è un termine che insegna la diva?" No, cara Agnese, qua bisogna spiegare ad Agnese cosa significa fuffa, ma fuffa è una parola che esiste. La fuffa guru è una parola inventata che non esiste, insomma, inventata sul web, però la parola fuffa esiste, basta semplicemente aprire un dizionario per vedere che non l'ho inventata io. Fuffa, sostantivo. Ho detto insegna, ho detto inventa. Cioè la signora mette parole, no? Perché lei è manipolatrice, quindi mette in bocca parole che nessuno ha mai detto. Io ho detto, ma fuffa è un termine che insegna la diva? Non ho detto, ma fuffa è un termine che ha inventato la diva? Io
Non lo so, cioè italiano, eh. Insegna vuol dire che trasmette agli altri. Di certo lei non ha coniato nessun tipo di termine nuovo che venga poi utilizzato su un dizionario. Di questo ne sono più che certa e sicura che mai accadrà nemmeno. Insegna, non inventa. Ma neanche le parole, io. Femminile, Sì, ma andiamo avanti merce perché dozzinato, non ci scusata, del interessa. fatto che vendere prodotti, dare consigli alimentari di fuffa dieta può creare dei problemi in alcune tipologie di persone, perché può in persone magari predisposte a disturbi alimentari o cose del genere creare appunto delle problematiche. Allora la signorina Agnese risponde dicendomi: attenzione al body shaming, ci sono persone che potrebbero cadere in disturbi alimentari per perseguire la tua perfezione. Quindi questo lei l'ha scritto sotto ad un reel in cui ballavo in bikini e quindi lei pensa che mostrare il mio corpo perfetto sia body shaming. Ragazzi, quindi sappiate che tutte le modelle, le attrici, le fighe fanno body shaming solo perché sono fighe. Cara Agnese, qui si può anche fare una critica sociale sul fatto che certi modelli di perfezione irraggiungibili possano creare delle problematiche, senza togliere che però non è che tutte noi belle dobbiamo nasconderci, per questo motivo, naturalmente. Però il body shaming non è questo. Andiamo a vedere che cos'è il body shaming. Che cos'è il body shaming? Lo possiamo tranquillamente trovare su internet, quindi vi evito che vi legga come si dice, il significato sul dizionario. Allora, il mio commento è una persona, tra l'altro, che la segue, perché poi ho scoperto che ci sono anche persone che la seguono, che sono delle persone molto carine ed educate e che la seguono per puro divertimento, perché poi effettivamente è una figura che fa sorridere, no? E quindi non la seguono soltanto persone che poi di per sé hanno un'unica via di pensiero, perché se andate a leggere i commenti sotto i video, veramente ci sono persone che io ho scritto, bisognerebbe riaprire i manicomi, ma caspita, ma cioè, trovo molto grave quello che determinate persone scrivono. Mi auguro lo scrivano apposta per dare corda a tutto questo. E che siano quindi persone pagate da lei per poter dar corda a tutto questo, ma caspita, veramente ci sono cose pesantucce. Però vabbè, posso anche dirle che sono pesanti, cioè è assurdo il fatto che ci sia gente che si fa pagare per farsi tirare i calci nei coglioni. Adesso non ricordo il termine inglese per definire questa attività, però caspita, ragazzi, stiamo parlando di questioni che se vogliamo far passare per normali è grave. Perché sono perversioni, sono deviazioni, attenzione. Adesso, ormai si cerca di normalizzare tutto, no? E si è partiti dall'omosessualità, dall'omofobia, cosa che ritengo correttissima, ma si sta utilizzando questa scusante per arrivare a normalizzare anche determinate patologie. Quindi, andiamoci cauti, lei gioca con il fuoco, lei gioca con il fuoco e il mio body shaming, come se va a leggere i commenti sotto questo video di perfezione estrema, una sua seguace ha commentato in maniera molto intelligente e gli ho risposto: finalmente è stato colpito nel segno. Ovvero, se lei mi viene a dire che io potrei eventualmente, anche se non mi sono mai definita una nutrizionista, eccetera, creare dei problemi nelle persone, ma sicuramente non a livello medico, perché, ripeto, gli integratori sono naturali, quindi non possono andare a creare problematiche a livello medico, ok? E questo l'abbiamo detto. Se lei vuole insinuare che io potrei eventualmente, proponendo una perdita di peso, andare a creare problematiche in persone che hanno dei problemi già legati a malattie riguardanti i problemi alimentari, allora perché io non posso dirle, ed è fastidioso perché questa presuppone un'ignoranza in materia, no? Perché io non posso dirle, attenzione, che lei facendo vedere questo suo corpo così perfetto, così meraviglioso, ma magro, potrebbe andare a creare nelle ragazze e nei ragazzi che la seguono una ricerca della perfezione, perché se la vedono come idolo e cercano di imitarla, ok? Senza nessun minimo di senso critico, peraltro per quello che leggo sotto i commenti,
Lei non sta direttamente facendo body shaming, nel senso che non sta insultando nessuno, ma indirettamente sta dicendo che il suo corpo è perfetto perché? Perché è magro. Ok? Quindi, se una persona con qualche chilo di più legge, ascolta, vede il suo video, allora potrebbe eventualmente creargli dei problemi. Poi io lo so che lei non è etica, ma il mio era semplicemente un farle capire che a volte si va a sottintendere cose che non c'entrano niente, così come lei ha accusato me di poter creare dei disturbi alimentari alle persone e portarle addirittura al decesso, perché poi lei era preoccupatissima per queste persone, giustamente, e mi auguro che lo fosse in maniera sincera, anche se ne dubito. Io le ho semplicemente fatto una battuta, ok? Dicendole attenzione, perché lei indirettamente potrebbe andare a fare del body shaming, ok? Mostrando il suo corpo magro e dicendo che è perfetto. Anche qui, non è che io non sappia cos'è il body shaming, so cercare su un dizionario, anche a mano, tra l'altro, so anche sfogliarlo il dizionario. Facciamo una piccola lezioncina ad Ma la mando Agnese. avanti Il la body shaming lezioncina o perché. derisione del corpo è l'atto di deridere o discriminare una persona per il suo strare il mio corpo sui social. Questo non è body shaming. Quindi io credo che la signorina Alfonsetti dovrebbe un minimo, insomma, farsi una cultura, perché qua di cultura ne vedo molto poca. Ma continuiamo Che è a meglio. sentire il nostro audio in questione. Le gocce, lei purtroppo è ignorante, è andata a cercare il telefono a farsi le gocce. Allora, Zenderize è un programma alimentare studiato dalla nutrizionista americana Barbara Cox per un'azienda che si chiamava Arix, adesso si chiama Butler & Co., che vende integratori e insieme agli integratori vende, comunque viene venduto insieme, poi vabbè, fanno network marketing, quindi in realtà sono aziende online, vende insieme agli integratori un percorso alimentare, ma non è studiato da Agnese, che non è nessuno, è studiato dalla dottoressa, se va a informarsi forse la trova, Barbara Cox. Lei ha provato una sponsorizzata delle gocce, che sono uno dei prodotti, anzi era, forse adesso non lo è più nemmeno, ma era all'epoca il prodotto di punta dell'azienda per la quale io lavoravo. Infatti nell'hashtag sotto il disclaimer c'è incaricata indipendente Arix, adesso non si chiama più Arix perché sono entrati con altre aziende e si chiamano Partner & Co. Ma lei deve andare a guardare il programma Slenderize, dove c'è tutta una guida alimentare, la spiegazione di questi prodotti che vengono venduti totalmente naturali e tra l'altro vegani, perché anche tutte le polveri tipo il Power Boost e il Turnourish, che sono tutti altri integratori, sono vegani e sono autorizzati dal Ministero della Sanità italiana. Insomma, c'è da andare a approfondire un attimino tutto questo discorso. Ebbene sì, ho approfondito questo discorso, ma prima di Ma andare ne a parliamo vedere che cosa ho dopo. trovato riguardo all'azienda in questione, volevo anche farvi vedere un. Riguardo all'azienda in questione, attenzione, non riguardo ad Agnese. Quindi siamo passati da andare a cercare qualcosa su Wildalf, senza trovare nulla, siamo passati a cercare qualcosa su Agnese, trovando, buttando a caso accuse, fino ad andare a guardare l'azienda per cui ha lavorato Agnese, non l'azienda di Agnese. Attenzione, il sito è suo, l'azienda non è mia. Ma spiegherò anche l'azienda, non si preoccupi, che arriviamo anche lì. Video, qui nel resto del vocale la signorina Alfonsetti ha spiegato che avendo tre figli. Oggi è lunedì, come tutti i lunedì facciamo ovviamente l'aggiornamento del conto. Chi mi segue da un po' ormai lo sa, tutti i lunedì vi porto in. Essendo molto impegnata, ha lasciato insomma questo mercato del networking di questa azienda di nome Arix. Però noi andiamo a vedere, a visionare anche un video un po' più vecchio che la signorina Agnese ha pubblicato, diciamo, in tempi non sospetti, Allora, ve e lo qua mando quali sono le avanti perché se volete motivazioni lo che l'hanno cercate. spinta ad abbandonare appunto il mondo di Arix, insomma di questa azienda. Anzi, lo lascio andare tanto. Voglio spiegarvi perché ho deciso di lasciare il network di prodotti e passare al network di servizi. Essenzialmente la motivazione principale della mia scelta è stata il non vedere più, non avere più una visione di quello che era il mio futuro all'interno di quel network. Quindi non riuscivo a vedere la possibilità di creare qualcosa di reale, solido e strutturale per me stessa e per il mio futuro. Io ho iniziato l'attività di network di prodotti per avere un'entrata extra, per poter arrivare un po' più serena alla fine del mese e aiutare l'economia familiare. Mi sono resa conto, andando avanti, l'ho fatto comunque più o meno per un annetto, mi sono resa conto che questo non stava venendo. E oltretutto sentivo una sorta di inadeguatezza in me stessa, quindi mi sembrava di essere io a non riuscire a.
Quindi qui in questo video la signorina Agnese sostiene in sostanza di non aver guadagnato nulla dal network marketing con questa. Io mi domando perché lei metta. No, non me lo domando, in realtà lo so, perché lei è una manipolatrice. Quindi tendenzialmente i manipolatori tentano di metterti in bocca cose che tu non hai detto e farti credere di averle dette. Ok? Diva, com'è questo non funziona? Chiaro? Forse non ti era ancora chiaro? Mi auguro che ti diventi chiaro. Con me non funziona. Io non ho mai detto di non aver guadagnato niente. Ok? Io ho guadagnato da questa tipologia di attività, perché io ho venduto dei pacchetti a delle persone, ok? Ma lo finisco dopo questo discorso, voglio farvi sentire tutto. Comunque io non ho mai detto di non aver guadagnato, ho detto che non riuscivo ad arrivare dove volevo arrivare, dove sarei voluta arrivare, punto, chiaro? L'azienda spiega che non le ha dato i risultati sperati, questo lei dice e lo dice chiaramente, e allora e lo confermo. Come mai Agnese nel post che pubblicava su Instagram di quello specifico periodo dice tutt'altro? Andiamo un po' a leggerli. Ad esempio questo, in cui diceva: la pandemia mi ha portato via l'unico lavoro che ero riuscita a trovare, sono una tris mamma con una vita piena, eccetera eccetera, mi si è presentata un'opportunità pazzesca, lavorare sui social con il mio smartphone. Ragazzi, lo mando avanti, invece ho detto sì, sono andata oltre i miei limiti mentali. I post ci sono sul social, potete andarli a leggere. Comunque sono i post riguardanti la possibilità di lavorare in un posto più facile. L'attività, ecco cosa fa questa attività: sta migliorando la mia vita. E qui non dice migliorerà la mia vita, forse, ma dice sta migliorando la mia vita. Assolutamente sì. Eppure sì, nel video non sembra. Che le parole di Agnese rispecchino questa condizione di miglioramento. Quindi che cosa faceva? Mentiva, forse? No. Sta migliorando la mia vita e mi permette di realizzare i miei sogni. Voi che sogni volete realizzare? Cosa mi ha dato il network marketing? La libertà di gestire le mie giornate come voglio, la possibilità di essere sempre presente per i miei figli, la mia famiglia e la mia indipendenza. Tu cosa vorresti avere che non hai? Oh yeah! C'è sempre questa domandina più finale, no? Che prevede una risposta o un contatto. Sì, si chiama call to action, ok? Quindi, come lei per vendere i suoi corsi fa determinate azioni per promuoverli, allo stesso modo i networker utilizzano delle formule che si chiamano call to action, ok, al fondo, alla fine dei loro post o delle loro storie o dei loro reel o delle loro dirette, eccetera eccetera eccetera, ok, si chiama proprio call to action. Parte di chi legge magari si trova nella stessa situazione. Esatto. Qua addirittura abbiamo foto con sua figlia, che io ho avuto l'accortezza di far censurare dalla regia per farvi lo screen, però a quanto pare lei non ha avuto l'accortezza di far censurare. Io purtroppo sul mio profilo attuale ho tolto quelle foto, ma sul vecchio profilo io non posso accedere e non posso toglierle. Quindi la ringrazio per aver avuto l'accortezza di non pubblicare le foto di mia figlia, ma lei non ha il diritto di pubblicare le foto di mia figlia, perché anche questo, se lei pubblica la foto di un minore che non è suo figlio, di cui lei ha la paternità, la maternità e quindi tutta quella che poi è la gestione a livello legale, lei non le può pubblicare, attenzione. Quindi semplicemente è stata, grazie al cielo, alla legge e quindi al fatto che lei non può pubblicare le foto di mia figlia, ma lei non può pubblicare nemmeno le mie, per privacy, attenzione. Poi vediamo. Signorina Alfonsetti, non si fa comunque sono tutti nel utilizzare l'immagine insomma dei suoi figli per parlare del network marketing. Andiamo. Attenzione, perché io l'ho detto e lo ripeto, fate il favore che nessuno si permetta di nominare i miei figli, in primis, perché non c'entrano nulla, ok? Tutti, e sbagliando, devo dire sbagliando, pubblicano le foto dei propri figli. Quando sei un networker, ok, tu devi perché è un lavoro, quindi non è che devi, è giusto che sia così, pubblicare parte della tua vita, non tutto, devi pubblicare parte della tua vita. Se crei una tua nicchia, no, di riferimento,
ok? Di contatto, un po' come fa lei nella sua, perché se lei cerca di contattare me per vendermi un corso e picche, se cerca persone che le assomigliano, le si avvicinano, allora riuscirà a vendere dei corsi, ok? Allora, il networker cosa fa? Cerca la sua nicchia di riferimento, quindi se io sono una mamma networker, parlerò con mamme networker, ok? Mi riferirò a mamme networker perché sono le persone che si trovano nella mia stessa condizione, ok? Quindi semplicemente è il lavoro del networker che lei non conosce, è ignorante in materia, e va bene, però, ripeto, come io non critico il contenuto dei suoi corsi, lei va a criticare quella che è il contenuto dei miei post, ma voglio spiegare il contenuto dei miei post. Allora, io non ho mai detto di essere diventata miliardaria, non ho mai fatto foto a Dubai o con il macchinone o con chissà quale altra vacanza, gioielli, soldi, no, non l'ho mai fatto perché io non sono diventata ricca, ok? Partivo da una situazione, quando ho scelto di tentare di fare il network marketing, partivo da una situazione abbastanza complessa. Perché? Perché con tre bambini avuti in età giovane, ok? Perché io a 30 anni avevo già tutti e tre i miei bimbi, avuti in età giovane, ho fatto fatica perché ho lavorato per un'azienda che poi ha chiuso e ho dovuto cercare lavoro. Purtroppo, quando hai 30 anni e tre figli piccoli, trovare un lavoro non è facile, ok? Anzi, è complicatissimo, perché lei non lo saprà giustamente, ma nel momento in cui tu vai a fare un colloquio di lavoro, 90 su 100, le persone ti dicono che perfetto, sì, lei è idonea a livello di curriculum, a livello di esperienza, a livello come lei come persona, il problema è che ha tre figli. E che quindi necessariamente se questi figli stanno male, lei sarà a casa da lavoro, dovrà chiedere dei permessi, dovrà mettersi in mutua. Esiste una mutua sulla malattia dei figli. Quindi per l'azienda, per il titolare, diventi essenzialmente un problema, perché poi dovrà far coprire da qualcun altro il tuo ruolo nel momento in cui tu non ci sei. Ok? Questa è la situazione. Tutta questa situazione mi ha portato purtroppo a dover fare dei lavori in nero, che sono gli unici che puoi fare, perché dall'oggi al domani ti sbattono fuori e arrivederci, grazie, non hai mutua, non hai nulla. Ma questo è quello che ti ritrovi a fare. Ho fatto mille lavori che lei considererà anche denigranti, degradanti, ma io considero molto, ma molto più onesti e puliti del suo. Ok? Sono andata a fare le scale. Fare le scale significano le imprese di pulizie che fanno i condomini. Ho fatto anche quello, lei lo considererà un lavoro da stupidi quello, molto probabilmente, non lo so, me lo dica lei. Ma questo è quanto. Ok? E sono arrivata a lavorare al bar. In nero, anche lì, in nero. Ok? Ho lavorato al bar. La pandemia mi ha portato via questo lavoro, perché me l'ha portato via e non avevo nulla. E quando ho iniziato a fare network marketing è stato perché ho dovuto iniziare a fare qualcosa per poter aiutare la mia famiglia, dato che il costo della vita è aumentato notevolmente e dato che con tre bambini che crescono le esigenze sono sempre maggiori, ok? Quindi in quel momento, quando io ho iniziato, non ho mai preteso ovviamente dall'oggi al domani, iniziando un'attività, di fare i miliardi. Quindi quando io pubblicavo quei post era perché stavo intanto guadagnando qualcosina, perché comunque io qualcosina ho sempre venduto e quindi i miei quattro soldini, anche solo i 100 euro al mese, che per lei saranno una schifezza, saranno neanche da tenere in considerazione. Per me era poter pagare, ad esempio, il calcio di mio figlio, la danza di mia figlia, portare i miei bambini a mangiare fuori una sera, potermi permettere di comprargli un bel paio di scarpe nuove se ne avevano bisogno. Per lei sarà niente, perché perlomeno per come la vedo io come persona, come personaggio, perché come persona non la conosco, probabilmente non, sarà
Siamo persone magari anche stupide a fare questo genere di vita, ok? Però per una persona come me era una cosa molto, molto gratificante in quel momento, non avendolo potuto fare prima. E farlo da casa, senza andare a rompermi il culo sulle scale e rischiare di farmi male un giorno sì, un giorno no, senza un'assicurazione, senza niente, o al bar, ok? Lo facevo da casa, dal mio cellulare, stando con i miei figli, non dovendo chiedere l'aiuto di nessuno per poter gestire i miei bambini, le uscite, gli orari. E la scuola? Cosa c'è di male nel dire, o di sbagliato, o di truffaldino nel dire che io in quel momento, all'inizio della mia attività, mi ritenevo soddisfatta di quello che stavo facendo e anzi stavo realizzando quello che era il mio sogno, cioè poter aiutare la mia famiglia stando a casa e gestendo i miei figli, che era poi quello, la motivazione per cui sono entrata nel network marketing, ok? Non mi sembra ci sia nulla di truffaldino in tutto ciò. Se io avessi pubblicato foto a Dubai o col macchinone o nei grandi alberghi a 5 stelle nelle suite di lusso, allora sì, poteva dirmi bene di che cazzo stai parlando se poi non hai guadagnato niente. Ma dire semplicemente che io ero soddisfatta di poter aiutare in quel momento la mia famiglia e togliermi delle piccole soddisfazioni, non credo ci sia nulla di male ed era anche la realtà dei fatti. Poi perché ho lasciato il network marketing? Perché dopo un anno non mi smuovevo da quella situazione. Ok? Quindi non riuscivo in realtà poi ad avere un reale stipendio che mi permettesse non solo di comprare le scarpine a mio figlio o mia figlia se ne aveva bisogno, non quelle del mercato da 5 euro che si rompono dopo 5 minuti, ma magari quelle da Globo da 25 euro, ok? Ma nemmeno le Nike da 8.000 euro, nemmeno le Jordan da 5.000, quanto cazzo costano le Jordan? Cioè. Cioè, rendiamo il paragone. Lei ha visto nei post che io ho pubblicato un post fatto dai Caraibi, fatto da Dubai? Sono tutti post fatti a casa mia o nei luoghi che frequento, al parco giochi piuttosto che. Io non ho mai scritto di essere diventata miliardaria. Semplicemente stavo realizzando in minima parte quello che erano le mie prospettive future. Dopo un anno mi sono resa conto che di lì non mi schiodavo e quindi ho capito, sono andata a ragionare sul perché io non riuscissi a schiodarmi da lì e da lì è nata la mia frustrazione perché nella mia condizione non ero in grado di fare di più, non sarei mai potuta ad arrivare a ottenere di più, un po' per quella che era la mia situazione. Che ho spiegato l'altra volta con tre bimbi, non mi metto a chattare tutte le sere con le persone. Io non lo faccio. C'è chi l'ha fatto, c'è chi lo fa e ad oggi si è creato veramente una vita a 5 stelle con il network marketing. Non era il mio caso e da lì nasce la frustrazione. Ma ci sta, sono un essere umano, ho sognato quello, no? Cioè il mio sogno più grande, no? Poi in prospettiva futura era, non dico fare la vita a 5 stelle, ma comunque poter dare alla mia famiglia una prospettiva di vita bella, ok? Non una sopravvivenza, ma veramente una bella vita. Mi sono resa conto che se avessi continuato in quella maniera, e quella era la maniera in cui io potevo farlo, non sarei arrivata a tutto ciò, e quindi ho cambiato strada semplicemente. Facile, non c'è niente di bugie, non c'è niente di trascendentale. E quei post sono semplicemente legati al fatto che quando si fa network si sponsorizza sia il prodotto che l'attività, perché si crea si crea, ma non è necessario, Si può creare al di sotto una struttura ed è qui che poi cadiamo nel sistema piramidale di cui lei parla. Ma attenzione, il sistema piramidale è un sistema dove guadagna chi sta in punta e non guadagna niente chi sta sotto. Ok? Non è così, perché poi lì, per carità, adesso io non so cosa sia accaduto all'azienda, ma ne parliamo dopo di questo. Comunque, la spiegazione dei miei post è questa, io non ho detto bugie, perché non ho mai scritto di essere diventata miliardaria, così come non ho mai scritto di essere una nutrizionista. Lei si inventa cose e accuse che non hanno né capo né coda, è questo che mi spiace, e mette di mezzo me la mia figura. E non va bene scrivere asfalto Agnese.
Già solo Asfalto Agnese non va bene, perché sono un essere umano, se non se n'è mai accorta. Sono un essere umano e lei non può utilizzare un essere umano come se fosse un oggetto. Lo farà con i suoi schiavi, non lo fa con me, chiaro? Ma legge, le ringrazio ogni giorno di aver colto al E volo mando questa avanti straordinaria questi opportunità post. che ho incontrato così per caso su un social, perché mi permette di lavorare Comunque con li la potete ricorrente di trovare. Wild Alf. Fai vedere bene il like di Wild Alf, che mette la possibilità, sono due facce della stessa medaglia. Se non si coglie la possibilità, difficilmente si otterrà libertà. Io mi sono data questa possibilità per ottenere la mia libertà. Tu sei soddisfatto della tua libertà o vorresti cambiare qualcosa? Ovviamente negli hashtag abbiamo networker, lavoro da casa, eccetera, eccetera, e qui Certo. abbiamo anche un fantastico like di Wild Alf. Fai vedere bene. C'è un like di Wild Alf, è mio fratello. Pensa un po', mi mette un like. Perché lei cosa vuole andare a sottintendere? Che lui non sapeva quello che io facevo. Adesso, perché uno mette un like a un post, addirittura deve andare. A parte che mio fratello in quel periodo non faceva nessun tipo di indagine, nulla di nulla. Tanto per iniziare, stava probabilmente, se non, puoi correggimi, Wide se sbaglio, ma stava iniziando il suo percorso, ok? Quindi non stava facendo nessuna indagine, quindi ha messo mi piace a un post dove c'è sua sorella e sua nipote. Mamma mia, che trascendenze che abbiamo in queste accuse! Nel like di Wild Alf, che mette like alla sorella che sponsorizza questo networking e parla ovviamente di questa azienda perché lei in quel periodo lavorava per Arix. Assolutamente sì. Specifichiamo, per questa Arix di cui Sì. lei Perché stessa parla e Wild Alf mette un bel fantastico like. per mettere un like, mio fratello, secondo lei, probabilmente sarebbe dovuto andare a cercare, avrebbe dovuto andare a cercare chi era Arix. Per poter mettere un like su un post, bisogna andare veramente a fare ricerche approfondite. E ripeto, mio fratello in quel periodo non stava facendo quel lavoro lì. Ok? Qua abbiamo un altro post, sì, perché quando parlo Vabbè, della mia attività e di vado ciò che voglio avanti realizzare perché vi ho sono seria, spiegato. ma seria davvero con i punti esclamativi. Se hai dei sogni e trovi l'opportunità per realizzarli, che fai? Provando tra le mie vecchie presentazioni, ho trovato un training system che ha guadagnato 55.000 euro negli ultimi 6 anni. Detto da lei che addirittura si sentiva inadeguata nel non guadagnare, e questi non mi sembrano i post di una persona che in quel momento si sentiva inadeguata, questi sono i post. Mi sono sentita successivamente inadeguata quando ho capito che effettivamente quelli che erano i miei obiettivi che io mi ero data non si sarebbero potuti realizzare. Mi sentivo inadeguata perché ero all'interno di un mondo dove vedevo persone che riuscivano ad ottenere determinati successi e io non riuscivo ad ottenerli. Ma adesso che io non posso nemmeno sentirmi inadeguata quando voglio sentirmi, quando decido di sentirmi inadeguata, me lo deve dire lei quando devo sentirmi inadeguata o per quale motivo io mi possa sentire inadeguata? Boh, decide tutto lei della vita degli altri. Va bene. Di una persona che invece guadagna da quel mondo e che fa dei post in cui parla agli altri delle sue soddisfazioni, ma a quanto pare questi post erano tutti delle menzogne. Tornate indietro di qualche minuto e capite, come ho spiegato, quali erano le mie soddisfazioni. Lo so che sono diverse da quelle che ha la diva, mi rendo conto che sono diverse dalle tue, le mie piccole soddisfazioni, però sono quelle. Chiedo scusa se le ho così piccole, però quelle sono, ok? Menzogne, delle grandi menzogne. E non sono però, non sono le uniche menzogne e questa cosa di cercare di attirare altre persone all'interno di E questo business che arriviamo secondo lei, come appunto all'azienda. ricordiamo e come appunto ricordiamo dai vari post in cui lei parla, abbiamo visto prima che appunto si tratta di un'azienda che a 360 gradi si occupa di benessere e che è assolutamente legale in Italia. Facciamo vedere qui lo screen in cui lo dice regia, in cui parla di legalità, di totale legalità di questa azienda chiamata Arix, di cui lei poi ha parlato nel suo Guarda. audio. E volete sapere qual è il motivo per cui, tra l'altro, questa azienda ha cambiato nome, non si chiama più Arix. Attimo, andiamo però a risentire, che insomma facciamo prima. È inutile che la risentiamo, ve lo dico io. Allora, questa azienda ha cambiato nome quando io ero all'interno di Arix, si chiamava Arix. Quando io ero verso la fine del mio percorso, perché poi ho lasciato l'attività, è diventata New Age. Ok? Ripeto, la mia attività è durata un annetto, non è durata 10 anni. Ora
Questa azienda si chiama Partner & Co. perché è stata assorbita da altre aziende. Non so neanche se mandarvelo tutto, anche perché questo, ripeto, riguarda l'azienda, non riguarda me. La legalità dell'azienda, onestamente, all'epoca in cui io lavoravo, avevo un contratto assolutamente normale con l'azienda. Creavamo struttura, è vero, ma non veniva creata una struttura piramidale. Poi che siano state trovate andando a spulciare nelle carte dell'azienda, perché questo è quello che è accaduto, perlomeno per come mi è stato poi raccontato, perché mi sono informata velocemente ieri dopo aver letto queste cose, perché onestamente non sono nemmeno andata a guardare, cioè, a seguito del mio abbandono dell'attività, io non sono andata poi a indagare sull'azienda o altro, perché non mi interessava. Io semplicemente ho lasciato quell'azienda e sono andata avanti. Sono aziende multinazionali che lavorano in tutto il mondo, quindi quello che fanno poi a livello loro legale, di contabilità, eccetera, non mi riguarda. Per quanto mi riguarda, ed è quello che so, sono state fatte all'azienda diverse accuse, ok? Hanno tantissime aziende concorrenti, quindi è normale che una con l'altra ci si vada a fare dei dispettucci e si vada a mettere in mezzo magari la finanza piuttosto che eccetera eccetera. Ripeto, non mi riguarda, non è affar mio, io non sono la proprietaria di Partner & Co, a me multe non me ne sono state fatte, quindi non sapevo nemmeno che fosse poi accaduto tutto questo. So che è diventata poi alla fine Partner & Co, c'è stato anche un problema di crollo in borsa tra l'altro, ma io non seguo le azioni delle aziende, Amazon piuttosto che i CFD, titoli in borsa, io non li seguo, quindi neanche pur lavorando in borsa non sapevo di che fosse accaduta questa cosa. Quindi semplicemente nel momento in cui io lavoravo per l'azienda era tutto a posto. Se successivamente sono stati fatti degli interventi da parte delle forze dell'ordine, ok? Io che ci posso fare? Ok? Quindi vi faccio un esempio. Io sono una piccola azienda che lavora per Amazon, ok? Quindi come fa lei? Come fa la signora? La signorina vende il suo fantastico libro su Amazon, ok? C'è anche il link, lo mette lei. Se un domani viene fuori che Amazon ha evaso milioni di euro oppure utilizzava i suoi proventi, i proventi insomma della sua attività per spacciare droga, avere un giro di prostituzione, non lo so, lei che ci può fare? Giustamente non ci può fare niente. Quindi essendo io un'incaricata, e ripeto, la signorina ha letto poi molto velocemente, ma basta andare su internet, giustamente come dice lei, a cliccare Arix e trovate tutto, non ve lo faccio sentire tutto perché riguarda l'azienda e non riguarda me. Se vengono fatte determinate accuse, no? Alle aziende, in questo caso adesso io non so bene tutte le accuse che sono state fatte, ma so che ne sono state fatte molteplici. Dopodiché sono stati sequestrati dei libri a casa di una persona influente, una delle persone più in alto nell'azienda, e da lì sono partite le indagini, sono state fatte le indagini, determinate accuse sono decadute, determinate accuse sono rimaste in piedi, sono stati multati, hanno pagato le multe. Dopodiché hanno avuto ovviamente, probabilmente credo io a seguito di tutti questi accadimenti, un crollo in borsa, quindi hanno venduto le azioni ad un'altra azienda. Credo che sia andata in linea di massima così, ripeto, credo e non ho nessuna intenzione di andare ad approfondire ciò che è accaduto all'azienda, perché non è mia e perché io non lavoro più per quell'azienda. Tutto ciò è accaduto all'inizio del 2023, mi pare, se non ricordo male, ma si può andare a controllare nei vari fogli che si trovano, nelle varie cose che si trovano su internet, quando io avevo giusto appunto lasciato l'azienda perché poi è stato un passaggio lungo, non è stato così semplice lasciare l'azienda e andare ad un'altra, perché era un lavoro che conoscevo, che stavo facendo, e passavo ad un'attività che invece non conoscevo, dove partivo da zero. Quindi insomma non è che ci ho messo 3, 2, 1, devo dire la verità.
Allo stesso tempo voglio dire alle persone, ho letto i commenti sotto il suo video, alle persone che non è che questi sono ambienti in cui, attenzione, se tu abbandoni non puoi parlare male dell'azienda. A me non fa paura nessuno, ok? Magari c'è anche qualcuno che si spaventa. Ad Agnese non fa paura nessuno. Possono pure venirmi a dire non parlare male dell'azienda, ma se io voglio parlare male dell'azienda, parlo male dell'azienda, ok? Così come non mi sento minacciata dalla signora Diva, che dice stai attenta a quello che dici perché ti asfalto, perché a me non interessa, a me sono talmente tranquilla di quello che ho fatto nella mia vita, io, nella mia vita, perché sennò devo andare, allora vado un attimo a chiedere pure al vicino di casa, perché metti mai che il mio vicino di casa abbia fatto qualcosa di illegale, io magari non lo so, ma ci vivo di fianco, a te, mo glielo vado a chiedere, mi ha fatto venire l'ansia, signora Diva. Cioè, dai, ti prego, per favore, siamo seri. Allora, per quel che riguarda me, è l'unico attacco che mi ha fatto, è quello sui post, l'ho appena spiegato, e va bene, io non ho detto nessuna menzogna, era la realtà, ho spiegato quelle che sono le mie, che erano le mie aspirazioni, purtroppo molto basiche per lei, ma va bene, per me erano importanti, ma vabbè, ognuno dà importanza a quello che preferisce nella vita. Per quanto riguarda l'azienda, effettivamente è vero, non sapevo che Arix avesse avuto poi tutte queste problematiche, perché non ho più seguito, seguo tante networker, e tante networker che hanno successo, ma non sono andata a seguire le cosine dell'azienda. Ovviamente sui social non se ne è parlato, ma mi sembra ovvio. Io non ne ho parlato perché non lo sapevo, ripeto, guardi, l'ho scoperto insieme a lei, ma già l'avevo scoperto quando ha parlato di Juice Plus, mi sembra che all'epoca ero già andata a guardare qualcosa, in quei giorni lì ero già andata a guardare qualcosa, però non ero sicura di nulla, ho preferito chiedere alle persone con cui collaboravo prima, che continuano a collaborare con la Partner & Co, e quindi ho chiesto a loro, ho aspettato che mi rispondessero, comunque siamo arrivati a questo assunto, ok? Da qua in poi, onestamente, io posso aver detto sì, l'azienda con cui collaboravo era del tutto legale in Italia, perché per me fino all'altro giorno era del tutto legale in Italia, non sapevo perché non sapevo fosse successo tutto quello che è successo a livello legale poi in borsa, non sapevo le motivazioni per cui era diventata Partner & Co, per me era semplicemente un passaggio di collaborazioni, punto. Quindi ammetto la mia ignoranza assolutamente nel campo, ma credo che non avendo, essendo che io non sto facendo indagini sull'azienda, non vedo perché avrei dovuto andare ad informarmi su quello che accadeva all'interno dell'azienda, non lavorando neanche più per l'azienda. Quindi la ringrazio per questa indagine approfondita, le chiedo la cortesia, come ho pubblicato ieri nelle storie, adesso se riesco la metto anche nelle storie in evidenza, di leggere sempre fino in fondo, perché poi arriviamo anche alle gocce, anzi ascoltiamo solo più questa parte, questa è divertente perché poi fa scassare dalle risate. Per quanto riguarda lo schema piramidale, ripeto, schema piramidale comporta il fatto che chi è in punta guadagna, chi è sotto non guadagna niente. Nel network marketing in realtà non funziona proprio così, ok? Perché è vero che chi è sopra prende una percentuale sulle vendite di chi entra sotto il proprio codice, diciamo così, del proprio incaricato, della propria struttura, ma non percepisce la stessa percentuale che percepisce colui che fa la vendita, ok? Quindi, ora che il network marketing sia illegale, mi auguro che almeno questo non venga detto. Che il network marketing piramidale lo sia, assolutamente sì. C'è, secondo me, essendo un lavoro borderline, come in tanti hanno detto, sono assolutamente d'accordo, c'è chi lo fa in una determinata maniera e chi lo fa in un'altra maniera. Quindi c'è chi lo farà in maniera etica e chi lo farà in maniera non etica, cercando semplicemente di mettersi sotto persone e fargli spendere soldi per i prodotti. Sono assolutamente d'accordo. Ho lasciato il network marketing sia perché non riuscivo a realizzarmi, sia perché non mi piaceva l'idea di dover utilizzare gli altri per fare dei guadagni, ma l'ho detto, ridetto e stradetto, ok? Quindi molto probabilmente, non essendo proprio nelle mie corde come attività, non riuscivo neanche a realizzare quello che erano poi i miei obiettivi, ma l'ho detto, ridetto e stradetto, non mi sono nascosta da nessuna parte, vado a guardarsi le mie live e i miei video pubblicati successivamente, spiego il perché,
Non mi nascondo dietro a nulla. Chiaro che se in quel momento sto facendo quell'attività e credo di poter raggiungere determinati obiettivi, non posso dire che sto facendo un'attività di merda, ma perché sarei demente a fare un'attività. Poi, dopo un anno che sto in una determinata attività, là arrivo a conoscerla realmente e vado avanti. E se non fa per me, passo oltre. Semplice. Non mi pare che ci sia niente di scorretto o di non etico. Punto. Andiamo però sull'eticità dei prodotti, cioè sulla correttezza dei prodotti. Perché, andiamo avanti, non è qui, non è qui. Ok. Che è esattamente quello che faceva Agnese. Post pubblicitari sui social media dai distributori di Aritz erano ingannevoli, in violazione del codice del consumo italiano. Nel senso, Agnese non lavorava per Juice Plus ma per Aritz, comunque sono connesse appunto. No, non, vabbè, ma non mi interessa neanche discutere questo. Praticamente, dato che la signorina Agnese riteneva che la connessione tra Juice Plus e Aritz era essenzialmente per il movimento degli Unstoppable, ok? Non è mio, io non c'entro, non so neanche chi siano, non li conosco, cioè so chi sono, in realtà non mi riconosco, ma non ho mai avuto il piacere di parlare con loro. Per cui non so cosa c'entro io in tutto questo, ecco. Potrei dire di essere stata ingannata anch'io. Ecco, a questo punto potrei dire, caspita, quindi io sono stata ingannata. No, non vi dico nemmeno questo, perché non è nel mio interesse dire questo. Perché per quanto io non apprezzi i networker per il tipo ma non di lavoro che fanno, per il modo che hanno poi di porsi con le persone, ma di tutte le aziende, Non parlo né di Juice Plus, né di Arix, né di New Age, né di Partner & Co, non voglio fare il nome di nessuna azienda, ma nella stragrande maggioranza dei casi i networker creano relazioni, dicono di creare relazioni che poi alla fine della fiera, purtroppo, se tu non sei interessato, ti mandano a cagare, cioè non ti cagano più. Ma non dico tutte, attenzione, non voglio fare tutta l'erba un fascio, ma accade, mi sono resa conto che accadeva, che le persone tendenzialmente ti vogliono un bene dell'anima e poi spariscono nel nulla, se tu non gli dici sì. Ma me ne sono accorta anche adesso che faccio mi confonde le idee. Me ne sono accorta anche adesso che faccio trading, che è così, perché lei non ha idea di quante persone mi contattino. Lei non ne ha idea di quante networker mi contattino, essendo io sui social. Ma sicuramente lo saprà, perché contattano in tantissime, magari non contattano lei perché già ha un fisico già perfetto, quindi effettivamente non ha bisogno di essere contattata. Il Ministero della Salute era appena approvato in qualche modo l'utilizzo di questi prodotti, queste diete. Qua c'è scritto sistema piramidale, promozione da parte degli incaricati alla vendita dei prodotti Aritz attraverso i social media mediante modalità che non chiariscono adeguatamente la finalità commerciale dei messaggi pubblicati e il ruolo dell'incaricato. Nel C, l'immissione in commercio di due integratori, Slender Eyes, gocce e un altro prodotto, in assenza della preventiva notifica al Ministero della Salute prevista dalle norme vigenti. Poi decaduta, perché questi due prodotti erano stati registrati con un altro nome. Ho messo ieri la storia, andatela a vedere, ve la metto nelle storie in evidenza. Perché adesso qua stavo guardando, in realtà non c'è scritto effettivamente, ma sicuramente nella pagina successiva, perché come l'ho trovato io, c'è, cara diva. Come mai tutte queste informazioni, cara Agnese, durante la tua difesa un po' scoordinata, non le hai date? Perché queste informazioni, diciamo che mi danno ragione in tutto. Perché invece cercare di difendersi dando aria alla bocca inutilmente, cara Agnese? Perché? Ce lo puoi spiegare? E ve l'ho spiegato. Queste informazioni sull'azienda non le conoscevo, non ero a conoscenza, ne sono venuta a conoscenza grazie a lei e grazie alle persone che mi hanno poi informata in maniera un po' più approfondita, non solo leggendo degli articoli o insomma stralci, pezzi messi qua e là. Non ero a conoscenza che cosa fosse poi realmente accaduto nel passaggio tra Arix, New Age e Partner & Co, ma ripeto, non è mia l'azienda, quindi non mi riguarda il fatto che queste persone, questa azienda possa aver avuto dei problemi, come purtroppo hanno tantissime aziende in Italia. Quindi
No, ripeto, se devo andare a chiedere anche il vicino di casa cosa ha fatto, perché non so se posso vivere vicino a una persona che magari nella vita ha fatto qualcosa di poco etico, che io non lo so, inizio veramente a essere preoccupata. Ma comunque, niente, concludo questo video dicendovi che come immaginavo di per sé contro di me non c'è nulla, siamo passati, o comunque quel poco che è stato detto ve l'ho spiegato, siamo passati da prendersela con White Alpha, prendersela con la sorella, a prendersela con l'azienda. Quindi addirittura adesso credo che mio fratello dovrebbe fare un'indagine sull'azienda. Ah no, ma l'hanno già fatta, sono già stati indagati. Però, fratello, se la vuoi fare l'indagine su tutte le altre networker, perché io non lo faccio più, accomodati. Io non lo so, più di questo non so cosa dire. Sicuramente ci sono networker che lavorano in maniera etica e networker che lavorano in maniera non etica. Molto probabilmente il mio approccio all'etica era talmente stretto da non consentirmi di cercare assolutamente di vendere prodotti a chiunque, non preoccupandomi di quelli che erano le loro possibili ed eventuali problematiche di salute. Allo stesso tempo non sono stata quella che ha detto che è diventata miliardaria e che quindi se le persone mi avessero seguite sarebbero diventate miliardarie. Infatti io sotto di me non ho fatto entrare proprio nessuno, quindi non ho mai avuto una struttura. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto da sola con le mie vendite. Tutto quello che ho guadagnato l'ho guadagnato da sola con le mie vendite. Dopodiché io sono anche dell'idea che qualsiasi tipologia di lavoro, anche tradizionale, a meno che io non abbia un negozio e ci lavori solo io, hanno una sorta di struttura piramidale, perché comunque esiste un capo, cioè esiste un creatore, un fondatore, che sicuramente guadagnerà più di chi sta sotto di lui, che sicuramente guadagnerà più di un capo officina, che guadagna di più dell'operaio. Insomma, a livello di struttura piramidale, un po' tutti i lavori, anche quelli tradizionali, hanno una struttura piramidale, perché ci sono degli scatti, no? Degli scatti nei propri lavori. Anche soltanto all'interno della Fiat ci sarà il semplice operaio, ci sarà l'operaio specializzato, ci sarà il caporeparto, ognuno con un guadagno diverso. Si chiamano proprio scatti, che vanno in base all'esperienza che uno ha nell'attività, agli anni, alla durata del lavoro che ha fatto nell'azienda, e alla correttezza e bla bla bla. Adesso non lo so, perché anche questo non è il mio campo, non l'ho mai fatto, quindi non lo so. Però ritengo che un po' tutti quanti i lavori, anche quelli tradizionali, abbiano di per sé una struttura piramidale. Quindi, voglio dire, mi sembra normale che chi sta più in alto, chi lo fa da più tempo, possa magari guadagnare un po' di più di chi lo fa da meno tempo, ma ti garantisco che ci sono persone, influencer, da quello che seguo, quelle poche persone che ancora seguo che fanno network in questa azienda, ti garantisco che ci sono persone appena entrate, influencer, che in questo momento stanno guadagnando molto di più delle persone che le hanno fatte entrare in attività. Se vuoi andare ad indagare, ma indaga sugli altri, perché io ho smesso di fare questo lavoro. Se invece vuoi ulteriori risposte, come al solito, sono qui e resto a disposizione, non sparisco, almeno per il momento. Ma vado avanti ovviamente con la mia vita, quindi se c'è bisogno di ulteriori spiegazioni resto a disposizione, anche di mio fratello, signorina Diva, guardo là perché è là, ma anche di mio fratello. Quindi qualsiasi cosa dobbiate ancora chiedere, sono qui, rimango a disposizione per darvi delle risposte. Vi auguro una buona giornata e vi chiedo scusa se mi dilungo sempre, ma quando, a parte che sono logorroica di mio nella vita, ma quando si parla e si sparla di me in questa maniera, credo di avere tutti i diritti per potermi difendere. Un bacio e un abbraccio. Buona giornata!